Le cose che abbiamo visto finora stanno scritte sul libro Amaldi a pagina 324 in poi. In particolare la fusione, che avviene sempre ad una temperatura fissata, dipendente dalla sostanza. E qui abbiamo il grafico temperatura-calore nel caso dello stagno. Vediamo lo stagno solido, che qui è un po' ancora solido e un po' fuso, quindi un po' liquido, e qua è tutto liquido. Qui c'è la formula per calcolare l'energia necessaria a far fondere una massa M di stagno, conoscendo il calore latente di fusione dello stagno, che è questo valore qua, in kJ per ogni chilogrammo da fondere. È l'energia necessaria per fondere completamente un chilogrammo di stagno. Questa è la stessa formula scritta con il calore anziché con l'energia. Qui c'è un esempio numerico in cui si vuole far fondere una certa quantità d'argento, 22,3 grammi, già alla temperatura di fusione. Basta applicare questa formula e fare i calcoli. Questo è il grafico che abbiamo visto anche nell'applet virtuale, in cui lo stagno viene raffreddato anziché riscaldato, quindi passa dallo stato liquido, solidifica e diventa tutto solido. Nella fusione la sostanza riceve calore dall'ambiente esterno, quindi l'energia è fornita dall'ambiente esterno e assorbita dal corpo. Viceversa, nella solidificazione è il sistema fisico, cioè il nostro è il corpo che solidifica, che cede energia, cioè calore, all'ambiente esterno. Qui è spiegato il funzionamento di una centrale solare che sfrutta l'irraggiamento del sole. I raggi incidono su specchi parabolici e poi vengono focalizzati nel fuoco di questi specchi, dove c'è una sostanza che si riscalda, assorbendo questa energia e genera vapore che poi produce energia elettrica facendo ruotare una turbina. Infine il libro spiega la vaporizzazione e la condensazione, che sono quando una sostanza passa dallo stato liquido allo stato di vapore, oppure viceversa, dal vapore al liquido. Nella vaporizzazione la sostanza acquista calore dall'ambiente esterno, quindi riceve calore e vaporizza. Nella condensazione invece la sostanza cede calore e quindi passa dallo stato di vapore allo stato di liquido.